Allora, Doc, quanti insulti ci beccheremo in questo episodio? Oggi qualcuno sì, ma troveremo anche sicuramente chi sarà d'accordo con noi. Oltre a qualche fan di Star Wars che ci aspetterà sotto casa proprio col forcone arrabbiatissimo, perché gli andiamo a toccare, a disturbare il suo giocattolone preferito. E andiamo a vedere perché Star Wars, e non solo quello, si è ridotto sostanzialmente solo a un giocattolone e poco altro. Prima però ricordo gli appuntamenti con il Gatto Rosso, che sono ogni venerdì in diretta alle 18 su Radio Svolta, quindi l'ascolto si può fare sul sito della radio, che è radiosvolta.it. Poi gli episodi restano sempre disponibili in podcast su Spreaker e Spotify. Ricordo anche YouTube, che da qualche mese è diventato ufficialmente un distributore di podcast dopo un periodo di prova soltanto negli Stati Uniti. Quindi c'è il canale della Biblioteca del Gatto Rosso, ovviamente vi invito a iscrivervi per supportare il Gatto Rosso, e gli episodi si possono ascoltare anche su YouTube Music. Qual è il vantaggio? Che YouTube Music, rispetto a YouTube Classico, lo potete ascoltare in background anche senza il premium, e potete attivare la modalità solo audio, che magari vi consuma un po' meno batteria e dati, anzi un bel po' di meno. Ciò detto, entriamo nel vivo della chiacchierata. Anzitutto ringrazio il Doc per la presenza. Ma grazie a te. Che non si sottrae mai quando c'è da fare questo dissing. Figurati. Ricordiamo anche la trasmissione in cui lui è uno degli speaker, che è Start Game, che va in onda mercoledì alle 18. Ok, e lì è diretta anche su Twitch. Va bene, entriamo nel vivo del discorso Star Wars. Cominciamo anzitutto col nostro rapporto con Star Wars, perché la critica che facciamo è da vecchi fan e utenti. Quindi tu come sei partito con Star Wars e perché ti ci sei affezionato? Beh, innanzitutto si chiamava Guerre Stellari. Va benissimo. Poi, ecco, io fondamentalmente sono nato nella seconda metà degli anni Ottanta, quindi il mio approccio con Star Wars è stato domestico proprio, seguito poi ovviamente da tutti i rifacimenti, le rimasterizzazioni e compagnia, cantando al cinema con mio padre. Quindi figurarci, Star Wars per me è stata una delle fiabe della buonanotte. Io penso che ho visto la trilogia di Star Wars non so quante volte. Proprio un'ossessione, hai presente? Astronavi, spade laser. Sì, sì, certo. Ovviamente anche il mio approccio è domestico, perché per quanto, avendoci una decina d'anni in più, mi pare che ci stacchiamo noi. Sì. Comunque ero troppo piccolo all'epoca per andare al cinema, e soprattutto avrei visto solo il terzo al cinema. Quindi l'ho poi recuperato in TV, poi ovviamente in videocassetta. Una delle prime videocassette che ho acquistato, ovviamente, è stata la trilogia di Star Wars, quando ancora nessuno ci aveva rimesso le mani. Esattamente. Soprattutto nessuno aveva ritoccato l'ombra di Anakin. Esatto. Finiva in modo diverso lo Star Wars che abbiamo visto noi, fondamentalmente. È verissimo. Sì, è verissimo. E mi è piaciuto subito. Ovviamente è stata anche una cosa un po' generazionale, perché mio padre è quello che mi ha introdotto a Star Wars, perché anche per lui fu un film epocale. E lui era del 42, e effettivamente nel 77 vedere un film con simili effetti speciali, porca miseria, insomma, era un qualcosa di molto molto innovativo sicuramente. A un appassionato di fantascienza lo mandava invisibile a un film del genere, e ci ha avuto senz'altro l'appiglio proprio della fiaba. Qui è stata secondo me la grande intuizione di Lucas di usare in maniera magistrale il viaggio dell'eroe, e nel contempo creare anche dei personaggi iconici, tra i più iconici del cinema, c'è poco da dire. Sempre proprio. Sì. A differenza invece di Cameron con Avatar, che lui ha fatto la stessa paraculata. Perché lui ha fatto questo stesso ragionamento: il film costa molto dal punto di vista tecnico, diamogli un impianto narrativo che sia, non dico sicuro al 100%, ma quasi, quindi viaggio all'eroe. Però è molto banale
quello in Avatar, e soprattutto non ci sono personaggi memorabili. Esatto. È questa la cosa, la differenza fondamentale tra le due serie. Quella di Lucas è... c'hai proprio un party perfetto, sì, fondamentalmente. Personaggi che ancora stanno lì e le nuove generazioni, soprattutto con i nuovi prodotti, non si riescono a schiodare. Infatti nell'ultima trilogia che cosa hanno ricicciato? Darth Vader e l'imperatore. Soprattutto Darth Vader, come neanche, non sta lì perché l'imperatore purtroppo c'è. Darth Vader no, ma è solo quell'ombra del passato che tu non ti riesci a levare perché A non sai scrivere, B è ormai, e lo vediamo adesso, la materia è satura. Altra cosa, almeno per me, a cui devo tanto a Star Wars, è il suo fatto di essere questa fiaba di fantascienza che è molto più spostata verso la fiaba, che però ha avuto il merito di farti familiarizzare con questa fantascienza, con queste astronavi un po' sporche, abbastanza concrete, e è stato un ottimo ponte di lancio, un ottimo punto di partenza per tutta poi la fantascienza, con opere più succose che ho letto nel corso degli anni. Quindi penso a Dick, Stanislaw Lem, Gibson, chi più ne ha più ne metta. Io per dirti, con Star Wars ad esempio ci ho avuto lo slancio magari verso un Dune, invece okay, del Dick, Gibson eccetera. Poi quelli sono venuti dopo. E quindi io non so, senza Star Wars ci sarei arrivato lo stesso a queste opere? Forse sì, facendo un altro giro, però non lo so, perché poi mi sono approcciato inizialmente alla fantascienza, cioè in una fase successiva, con lo stesso entusiasmo con cui approcciavo Star Wars da dodicenne, quindicenne, però poi trovandomi di fronte a opere più mature che magari invece avrei rigettato come meno avventurose, più noiose, più ostiche, senza questo entusiasmo derivante da i viaggi nella galassia lontana lontana. Esatto, hai detto una cosa importantissima, soprattutto quando hai sottolineato, dici, con l'entusiasmo di un dodicenne, perché effettivamente Star Wars è stato proprio quello, e lo spirito iniziale, bene o male, era di una storia che, hai visto, c'ha quello slancio di innocenza anche, e dalla giovinezza fondamentalmente te la puoi godere fino a che non invecchi. Poi sì, hai detto bene, ovviamente avresti fatto un altro giro e ci saresti arrivato, però è un passaggio che devi fare, quello di Guerre Stellari. E ci saremmo magari risparmiati però tutto ciò che è venuto dopo la trilogia base. Allora, il punto è che di universo espanso, perché questo abbiamo tuttora, si è già iniziato a parlare molto presto, una volta essenzialmente che Lucas ha capito che poteva fare i soldi con tanto merchandise e opere derivate. Quindi i fumetti e i romanzi sono arrivati molto presto. Prestissimo. C'è da dire che probabilmente, almeno in Italia, non erano così facilmente reperibili. Esatto, in Italia, per dirti, io per prendere qualche fumetto di Star Wars, chiamiamola dell'epoca fondamentalmente, mi ricordo soprattutto Un Impero Colpisce Ancora, con collaborazione Marvel mi pare addirittura, cioè fu proprio una ricerca. Però nel resto del mondo i romanzi erano già all'ordine del giorno, i fumetti quanti ne volete, e poi iniziarono i videogiochi, che anche loro sì, si sono introdotti nella narrativa dell'universo espanso di Guerre Stellari, quello che poi è diventato il Legends del nuovo canone, del nuovo universo espanso. Sì, io effettivamente materiale collaterale l'ho poi iniziato a vedere per bene quando sono andato alle prime fiere del fumetto. Ricordo ancora il vecchio Romix che era alla vecchia fiera di Roma sulla Cristoforo Colombo. Cioè, quindi... l'Expo Cartoon, quindi. Ah, Expo Cartoon, è il vero, glorioso. Vero. Sì, 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 quindi stiamo parlando di fine anni 90. E prima bisognava andarsene veramente un po' a cercare queste cose apposta. E questo, secondo me, da una parte è stato un bene, però la cosa fondamentale è che comunque anche chi aveva sott'occhio tutta questa pubblicazione perché la seguiva o perché magari uno abitava in una grande città negli Stati Uniti, probabilmente era più facile questa cosa, la quantità di pubblicazioni non aveva la stessa mole
enorme che vediamo oggi. Esattamente, esattamente. Cioè, lì, adesso prima ho citato i videogame, ma vale sia per i fumetti che per gli speciali, che tra l'altro furono stracriticati all'epoca, perché io non so se vi ricordate un Christmas special nell'universo di Star Wars, ma è una cosa deliziosa. Che, insomma, però, come dicevamo, la grande mole che c'era adesso, con tutto che era una cosa molto molto sfruttata, non c'era, e quindi facevi dei prodotti che erano dedicati al pubblico a cui sarebbero interessati. Cioè il Knight of the Old Republic era un ottimo GDR per chi giocava i GDR di quel tipo, il TIE Fighter era un ottimo simulatore per la battaglia spaziale, e così come i romanzi, pur essendo fondamentalmente quelli che poi sono diventati i tie-in, erano comunque delle prove di romanzo vero e proprio, diciamo, di saga letteraria, tra virgolette, sì, vere e proprie. Io ne ho letto qualcuno, uno forse l'unico, un minimo carino, che si chiama L'ombra dell'impero, se non ricordo male, che è ambientato tra il 2 e il 3. Quindi ci sono lei e Co che vanno all'inseguimento di Han, che è nella carbonite, che viene portato da Boba Fett al palazzo di Jabba. E c'è un altro villain che emerge per un periodo. Ovviamente l'imperatore, siccome non è uno stinco di santo, oltre a Darth Vader si avvale anche di qualcun altro, che è un principe del crimine che si chiama Xizor. Ovviamente Vader rosica come una bestia, e ci sarà questo scontro fighissimo, che in parte è politico da parte dell'imperatore, però Vader, cioè, non ci ha mai combattuto tanto con la politica. Quindi c'è questo scontro visto in maniera diversa, che ovviamente poi Vader risolverà in maniera abbastanza spiccia, sì, e brutale. E prevedibile, immagino. Beh, però lo fa in maniera molto spettacolare, okay, perché lo blasta nel suo palazzo a questo Xizor, prendendo l'Executor, che ricordiamo è un'astronave lunga 11 km, mm-hmm, ci fa mezzo giro di Coruscant e lo eradica sul posto. Ah, ok. Vabbè, ok, a parte queste gag, comunque anche queste, roba che risale agli anni 90, sono già opere molto derivative, commerciali, che non c'è niente di male, però già si vede che non c'è altro intento se non quello di saturare il mercato. E pensa quando poi quella licenza la compri per 4 miliardi, per quanto? Non mi ricordo. Perché per una cifra del genere passata, se prima si andava verso la saturazione del mercato di opere, figurati che cosa è successo dopo la grande acquisizione e quindi il vero universo espanso. Perché il problema grosso inizia lì. Sì, è diventata una grande abbuffata di una serie che aveva già cominciato a degenerare. Perché onestamente, già dalla seconda trilogia vediamo un declino. Cose che, vabbè, Lucas voleva spiegare, voleva fare, però già si pigliano degli scivoloni, sti Milliglorian. Sì, però col senno di poi e con quello che abbiamo visto dopo, alla fine si parlava abbastanza di norme mercantili della Repubblica, era interessante, dai, rispetto a tutto il resto. Sì, rispetto alla grande abbuffata che è venuta dopo. Una trilogia che, boh, sicuramente non serviva di partenza, perché almeno episodi 1, 2, 3 erano già parte dell'idea iniziale. Ora sono andati come sono andati e vabbè, ma quest'altra era soltanto per mandare avanti un marchio, un brand che era stato acquisito, e quindi tocca spremerlo. Ma la cosa ancora peggiore è arrivata con le piattaforme, che continuo a ripeterlo, è una cosa che dico soprattutto a Piano in Sequenza, che è l'altra trasmissione di Radio Svolta dedicata al cinema. Ricordo con l'occasione, martedì alle 19.30, ogni martedì alle 19.30 ci potete ascoltare in diretta e poi in podcast per fare quattro chiacchiere sul cinema. Quello che dico sempre a Piano in Sequenza è che le piattaforme sono una fonte terribile di pigrizia, perché ti subissano di materiale. C'è un'iperproduzione, non solo di Star Wars, noi ci stiamo occupando di questo in particolare, con serie che si inanellano l'una all'altra, e quindi non solo gli spettatori, quelli un po' più di nicchia, affezionati, che si vanno
a cercare i fumetti, i videogame, ma qui veramente tutti, queste serie, il problema è che sono fatte per tutti, si beccano il Mandaloriano, che anzi, almeno le prime due stagioni sono decenti, per quanto non è che ci sia sta gran profondità. E però poi lì c'è l'aggancio ad un altro personaggio, Ahsoka, e quindi ci facciamo la serie. E poi c'hai Boba Fett. E ci facciamo un'altra serie, e su Boba Fett ritorna il Mandalorian. E poi ci stanno altre serie, un po' esattamente in stile Marvel. E si crea non un universo espanso, un universo del tutto ipertrofico. Eh sì, perché fondamentalmente, tra l'altro, Guerre Stellari c'ha pure la grande colpa, in realtà, secondo me almeno, che questo universo espanso, invece di espanderlo, lo sta, come dicevi, atrofizzando, piegandolo su se stesso e raccontando magari lo stesso mini evento da mille punti di vista, o farci rivedere un'altra volta Fener contro Darth Vader, contro Kenobi. Fondamentalmente non c'hai nemmeno l'idea o la voglia di prenderti il tuo pezzo di universo o di galassia lontana lontana, farci qualche cosa che possa essere comunque riconducibile al marchio vero e proprio, ma che sia qualcosa o di nuovo o di quantomeno interessante, con l'aggravante, tra l'altro, che in tantissime di queste produzioni ci sono riferimenti alle altre, come se tu dovessi stare appresso a loro che si inventano quei sei episodi bruttarelli per seguire una cosa che erano un'ora e mezza di cinema, voglio dire, pure diventa impegnativo, visto diventa impegnativo soprattutto il rapporto a quello lì che stai facendo. Allora, il punto è che è vero che con la lore di Star Wars uno potenzialmente potrebbe fare quello che vuole, il punto è che non sarà mai così, perché per portare avanti il marchio e per catturare il pubblico c'è sempre un richiamo alla base, alla vecchia trilogia. E quindi non vediamo una singola serie in cui non ci sia almeno un elemento tra Jedi, Sith, Impero, Bounty Hunter. E certo. Da lì non si esce. E qui veniamo ad un argomento che travalica Star Wars e lo possiamo allargare a tanti prodotti di intrattenimento contemporanei. Gli universi espansi. Si pensa che siano uno strumento fantastico, potentissimo per raccontare quello che voglio. Non è così. Sono veramente la morte dell'immaginazione, l'implosione proprio dei cervelli. Ora, sembra che stia esagerando, ma non è così, perché man mano che queste serie e questi film si inanellano, si vanno a colmare un sacco di vuoti che sono il sale delle narrazioni, romanzi, cinema, quel che vi pare. Tutte le parti incomplete in cui lo spettatore o il lettore può far lavorare l'immaginazione, pensare, vengono in questa maniera completamente saturati da tutte risposte. Quindi ormai sono gli spettatori stessi che chiedono, come per la Rowling, ah, ma questo personaggio che esatto, faceva da piccolo? Qual è stato il suo passato? E di quest'altro? Quindi anziché farvi questi cinema in testa, che sono proprio, voglio dire, la parte importante, uno che le fruisce a fare le narrazioni, se non per far lavorare il cervello, invece si è innescata automaticamente una pigrizia per cui sono i produttori, in questo caso Disney, Lucas, a fornire storie ad un pubblico completamente passivo che al più schiamazza per voler sapere di più su Ahsoka o sui Bounty Hunter o su Tizio o su Caio. Ma quelli sono tutti i lavori che dovrebbe fare lo spettatore, sono anche la parte bella. Eh sì, so tutto quello lì che rende fondamentalmente la narrazione non uno sport passivo, fondamentalmente, cioè, scusate, in realtà l'usufruire della narrazione, cioè come la lettura o la visione di alcune cose, fondamentalmente. Sì, certo. E qui siamo arrivati al punto che queste serie sono talmente tante, ma soprattutto talmente fruibili, perché ti arrivano ormai direttamente dentro casa, basta che ti fai l'abbonamento, e però
tu puoi stare semplicemente lì davanti al divano a fare la bava per ore senza fare il minimo sforzo, e anzi tu c'hanno roba... anche lo scorrimento e il consiglio da sole, quindi vanno avanti proprio tranquille. Sì, esatto. Tu non solo sta roba la puoi vedere anche quando stai al cesso, cioè se ti scappa da cagare dopo che ti sei abbuffato di popcorn, da sul cellulare apri l'app e via, si continua. Mentre almeno una trentina d'anni fa uno doveva fare la fatica di andare in fumetteria, prendersi il suo fumetto. È vero, sì, è una cosa che io andavo a cercare perché sono fissato, ma andando in fumetteria quantomeno magari uno incappava in un'altra storia, in un'altra pubblicazione che non conosceva, e comunque la mente gli si ampliava. Non c'hai una piattaforma che ti suggerisce i prodotti in base ai tuoi gusti e quindi ti viene incontro senza mai farti uscire dalla tua bolla, infatti, dalla tua comfort zone proprio narrativa. Sì, questa è la peggiore delle conseguenze dell'usufruire dell'intrattenimento in questo modo. Ma poi soprattutto l'avvicendarsi è talmente rapido che tu sai già quale sarà la prossima serie TV o il prossimo film, quindi non c'è nessuna motivazione a schiodarti al divano. Sì, e ti devo dire, io dal mio punto di vista subisco pure la rapidità. Poi capisco che leggo di centinaia di persone che dice ammazza, adesso aspetta fino all'anno prossimo. In realtà, per come sono fatto io, cioè quell'attesa, mi fa anche metabolizzare quello che è successo fino adesso, quello che ho visto, mi ci fa pensare, come dicevi. E fondamentalmente, hai visto, l'uscita settimanale a me delle serie TV, quel lavoro me lo faceva. E pure la modalità continua e devi farlo uscire tutti insieme in alcuni casi, perché poi ho visto che Disney, Star Wars... Però se ci pensi è diventata una cosa anche un po' irrilevante, molto fine a se stessa, nel senso che tanto poi la stagione successiva comunque spazzerà via quel film che ti eri fatto in mente, quindi non ha neanche più senso farseli, se non proprio... Ah, ma chissà che succederà nella prossima stagione. Sì, ma capito, esatto. È tutto finalizzato al consumo sempre di quel prodotto e non veramente ad una elaborazione critica. È una cosa che, se guardiamo una serie ovviamente datata, che però all'epoca era innovativa, tipo X-Files, certo, invece un minimo di sforzo te lo faceva fare. Poi è degenerata ed è finita un po' a tarallucce e vino. Però tutta quella parte di teoria della cospirazione che seguivano Mulder e Scully, soprattutto Mulder, prevedeva comunque un sacco di vuoti. Ora, il problema è che quando fai una serie lunga, magari gli sceneggiatori si incartano su loro stessi, un po' come su Lost, perché l'idea di base era fare una traccia, però lasciarti un sacco di domande aperte. Però soprattutto quando non pensi a tutta la serie insieme, se la pensi un po' per volta è facile cascarci. No, però comunque nelle serie di Star Wars questa cosa non c'è, niente non di è, aperto è pre- né, esatto, cioè sono detto bene, sono prodotti che, così. Allora, per carità, non stiamo condannando i prodotti di intrattenimento in quanto tali, il problema è la mole e il modo con cui vengono prodotti. In realtà adesso faccio proprio il contrario di quello che abbiamo detto. L'unica è una delle poche serie, dei pochi trailer che ho visto delle prossime uscite, mi ha fatto pensare tanto proprio una serie di Star Wars. Questi qui stanno facendo una serie per bambini che c'ha come protagonisti i Padawan di Coruscant, tipo. Come pensano di mandarla a finire quella serie, scusa, secondo loro? A proposito, perché capisci, pure qui l'idea della serie infantile con i bambini, eccetera, ma proprio su quelli di bambini la devi fare, scusa, cioè che idea ti che te dice il cervello? E abbiamo appena detto che ci sono spazi chiusi che sono spazi chiusi, in un universo espanso tu quello sei andato a riempire, quello che finisce con Anakin Skywalker dritto a senso unico. E sì, qui chiuso la mia parentesi perché era una riflessione che ci tenevo a fare. Allora, il problema universi espansi non riguarda solamente Star Wars. Io credo che non ci sia universo espanso che non degeneri in fuffa insignificante. A titolo di esempio, io ho preso
un altro franchise molto famoso che sembra voler continuare a oltranza senza veramente alcun criterio, che è Alien e Predator. Inizialmente partiti separati, soprattutto Alien ci ha dato due capolavori. Capolavori. Che giustamente lì lasciavano un sacco di vuoti a cui doveva pensare lo spettatore o il lettore. Che significato ha? Anzitutto la creatura, da dove viene? Che, era quello. In che habitat? Io mi chiedevo, ma in che habitat ci può avere una creatura del genere? Dico io, ma voglia le domande che mi sono fatto su Alien, sempre. Sì, perché l'idea di base un po' è una versione dark e horrorifica della modernità. Un po'. Sì. Però chiaramente le motivazioni, il perché di quella creatura sono da ricercare da parte dello spettatore. Scott non ce l'ha mai. Certo. Quello che poi fa Cameron è fare completamente un altro film. Cioè noi vediamo un altro step, cioè chi ha generato l'Alien, quindi c'è un'altra mamma, però più di quello non ti dice. Anche lì l'origine di quella creatura è completamente incognita. Del tutto, certo. Predator è, ok, un ottimo film d'azione, ma anche lì con un sacco di punti da colmare. Chi sono questi esseri? Quello che vediamo è un unicum, oppure tutti loro fanno così? Esatto. Qual è la loro civiltà? E quindi, sai, tutti quei discorsi che magari hanno dato vita a tante fanfiction sui forum, a tante chiacchiere, eccetera, però almeno ti fanno lavorare la fantasia. Poi quando si sono messe insieme le cose, e lì abbiamo visto un declino inarrestabile. Da ogni punto di vista, fondamentalmente. Perché forse il fumetto AVP lo potresti salvare, però anche lì sono tanti schiaffi e basta. Cioè non è che poi faccia tutte ste gran cose in più rispetto ai film, perché Ari c'ha i Marine Coloniali, Ari c'ha il Predator che va a caccia. Sì, effettivamente non arricchisce, non, niente, però effettivamente hai visto, quella era pure il momento di queste opere d'azione, così un po'. I film sono imbarazzanti. I film sono veramente brutti. I videogame, ok, sono degli sparatutto, funzionano. Il primo rasenta l'ingiocabilità, soprattutto quando uno controlla l'alien. Che cammina sulle pareti? Sì. Io invece l'ho adorato quello. Quella VP, guarda, sono fortissimo tra l'altro. Però ti rendi conto quanto era sbilanciato? Sì, sì. Perché sì, il Predator era fortissimo, sì, certo, e certo. L'alien veniva one-shottato, mentre sembrava la cosa più pericolosa quando tu eri tipo il marine. Quando esatto, eri l'alien, era qualunque un problema, cosa ti esatto, one-shottava. Esatto, esatto. Ok, comunque, il seguito poi non è stato da meglio, perché lo stesso Scott, che ha voluto aggiungere cose, ha fatto quello stesso lavoro stupidissimo di andare a colmare quei vuoti che invece sono preziosissimi per lo spettatore. Perché hai visto con Prometheus e poi Covenant, da dove vengono gli alien? Ah, vengono dagli ingegneri. Ah, prima cosa, spiegazione non richiesta, perché restringe gli orizzonti. Ad ogni perché a cui rispondi, restringi un orizzonte. E soprattutto ha introdotto questi ingegneri che poi subito ha ributtato via in Covenant. Non lo so, l'ho trovata una storia molto insignificante. Dai, guarda, io Covenant calcola che ancora non l'ho visto. Buon per te. Capito, buon perché per purtroppo non è Guerre Stellari solo che un po' mi ha fatto titubare negli ultimi anni. Ovviamente i Predator non hanno aggiunto nulla, zero. Alien sta ancora continuando, non so perché. Isolation, il videogame, dicono che è molto bello. Sì, però quello lì anche è veramente bello. Funziona come videogame. Funziona come videogame, esatto, perché c'hai questa prima persona, lo stealth, e ti riprende tutte le dinamiche fondamentalmente dell'alien classico. Sì, è quel genere di survival horror, esatto, con tanta tensione, che funzionerà sempre. Punto. L'ambientazione serve per vendere poi. Esattamente. Ma poi Alien effettivamente lo xenomorfo, cioè, si presta a essere il cacciatore, cioè quello che è il mostro, è perfetto per essere quel cattivo in un gioco del genere. Sì. Come i mostri di Amnesia, eccetera, lo sono. Lui, vabbè, è lo xenomorfo e stai su un'astronave. Hai detto bene, l'ambientazione per quel tipo di gioco. Però è sempre la stessa. Sì, sì, certo, certo. Però è una bellissima esperienza videoludica. Lì. Della Marvel, inutile stare a parlare, perché è quella che la Marvel che abusa del meccanismo dell'universo espanso. È quella lì che
per prima forse è stata, non per prima perché non è vero che è stata proprio quella che per prima l'ha fatto, però è la prima che ne ha abusato, è la prima che ha stufato e è la prima che è in un calo netto anche di visualizzazioni e incassi in realtà ultimamente. Sì, perché comunque alla fine, come dicevamo, arrivi a un certo punto ad una saturazione del tuo universo che non è così espanso come uno crede e l'interesse scema. E fondamentalmente, tra l'altro, mi pare di aver capito che ad ora anche il Dottor Who avrà un nuovo universo espanso e ci avevano provato, in realtà, guarda che sono stati quelli che in realtà ci sono dati più vicini di tutti all'epoca, perché le serie spin-off erano molto diverse da quella principale e erano legate da alcuni fili conduttori, però erano comunque prodotti carini e non troppi. Adesso vediamo come andrà in questa nuova mandata, diciamo. Un altro punto che vorrei toccare, ed è stato un altro che ci ha fatto dire basta con Star Wars, si ricollega un po' al precedente, adesso argomentiamo, è l'infantilizzazione del pubblico collegata a questi universi espansi, a Star Wars in particolare, e al fatto che questi prodotti si sono trasformati in puro escapismo. Allora, prima vorrei leggere l'estratto di un'intervista fatta ad Alan Moore da Sam Late il 7 ottobre del 2022 e che poi è uscita sul Guardian. L'articolo si intitola «Ho decisamente chiuso con i fumetti». Mentre pubblica la sua prima raccolta di racconti, il venerato scrittore parla della magia, del problema con i film sui supereroi e del motivo per cui non scriverà mai un'altra graphic novel. Ovviamente in descrizione vi metto il link, l'articolo è in inglese, non so sinceramente se è sotto paywall, però mi sembra che io l'ho trovato free, almeno all'epoca. L'estratto è questo. Semlet scrive che Alan Moore osserva con sgomento il modo in cui il genere dei supereroi in cui ha lavorato ha divorato la cultura. Centinaia di migliaia di adulti sono in fila per vedere personaggi e situazioni che erano stati creati per intrattenere i ragazzi di 12 anni di 50 anni fa, ed è sempre stato per ragazzi. Non pensavo davvero che i supereroi fossero roba da adulti. Penso che questo sia stato un malinteso nato da ciò che è accaduto negli anni Ottanta, a cui devo attribuire una parte considerevole della colpa, anche se non era intenzionale, quando cose come Watchmen sono apparse per la prima volta. C'erano un sacco di titoli che dicevano «I fumetti sono cresciuti!» Tendo a pensare che no, i fumetti non siano cresciuti. C'erano alcuni titoli più adulti di quelli a cui le persone erano abituati, ma la maggior parte dei titoli di fumetti erano più o meno gli stessi di sempre. Non sono stati i fumetti a crescere. Penso che siano stati più i fumetti a incontrare l'età emotiva del pubblico che cresceva. E questa poi è fondamentale. Moore pensa che non sia solo infantile, ma pericoloso. Verso il 2011 ho detto che pensavo che avrebbe avuto implicazioni serie e preoccupanti per il futuro se milioni di adulti avessero fatto la fila per vedere i film di Batman, perché quel tipo di infantilizzazione, quella spinta verso tempi più semplici, realtà più semplici, molto spesso può essere un precursore del fascismo. Sottolinea che quando Trump è stato eletto nel 2016 e quando noi stessi abbiamo preso una strana deviazione nella politica, penso si riferisca alla Brexit, certo, e a Johnson, molti dei film più importanti erano film di supereroi. Allora, Moore è un po' fissato col fascismo, lo vede veramente dappertutto, però questo discorso che fa sull'infantilizzazione del pubblico è abbastanza vero. Perché in effetti non è vero che i prodotti di Star Wars, della Marvel, poi sono materiale di un'epoca passata trasposta oggi in forma adulta. No, è roba sempre infantile che incontra dei quindicenni troppo cresciuti. Perché questo? Ma proprio per il discorso che facevamo di avere delle narrazioni che non richiedono il minimo sforzo o la minima rielaborazione. Sì, magari ti danno quell'illusione che c'è una morale, visto sì, i pipponi che fa Thanos, però sono fuffa, giusto per farti esatto. Hai visto che c'è una morale? No, non c'è nulla, sono un sacco di effettoni. Infatti questi film si basano tutti su grandi effettoni e una storia, una narrazione, una sceneggiatura che è fuffa. Fruibile, ma fruibile veramente
veramente a un bambino di 6 anni, sì, a un eccetera, ovviamente, come diceva lui, sono sempre stati per ragazzi, effettivamente. Ma poi il grande disegno della Marvel, e anche in generale questo inanellare le narrazioni e incastrarle una con l'altra, fa sì che ci sia più l'esigenza generale di questo grande disegno rispetto alla profondità di ciascuna opera. Sì, è vero. Questa è, in realtà è un'ottima riflessione, perché non ci avevo pensato. Sì, a volte si sacrifica l'opera per essere il tassello di questo puzzle. O perché inutile. O perché bisogna mandare avanti il prodotto. Anche Star Wars è un po' così, perché ad esempio ero arrivato alla fine della seconda di Mandalorian, ma poi sulla terza, che non ho visto e non vedrò, perché non vedrò più Star Wars, so che è rispuntato fuori Grogu. Non l'ho vista nemmeno io la terza. Grogu, perché poi il Mandaloriano è rispuntato fuori su The Book of Boba Fett. Ah, ok, così allora non c'è più... Ma nemmeno una fine. Non c'è più una fine, anzitutto, non metti un punto e non c'è più l'esigenza, neanche da parte della produzione, di fare veramente un solido lavoro di sceneggiatura, perché c'è successo questa serie, ok, facciamo un richiamo di qua, così poi ci facciamo anche la terza stagione, così si vedono tutte e due le serie, ma così farai trame che sono sempre più fuffa e sempre meno cose autoconsistenti. Il problema delle opere veramente autoconsistenti è che tu dopo ci devi ragionare, ci devi riflettere, e quindi non c'è spazio per tanti seguiti e incastri e altre faccende. Non ti fanno venire la smania del seguito, di vedere quel personaggino da un'altra parte. Quindi più gli universi si espandono e meno c'è sostanza. E quindi ti riduci veramente al quindicenne che mangia gelati a ruota. Sì, né più né meno. Che si mangia il lecca lecca uno appresso all'altro perché è molto buono. E lì finisce. Non è un nutrimento. Però hai detto bene, a un certo punto c'hai sicuramente lo sperimenteranno, perché a un certo punto la gente, cioè, non, sì, si autosostenta, va avanti, ma a un certo punto lo spettatore sicuramente ti dirà basta. E, cioè, e poi sì, quando arrivi proprio alla saturazione totale, il problema è che anche il tuo cervello si è avvizzito, perché sai, c'è di fronte prodotti che sono sempre, magari funzionano ma nell'immediato funzionano, e sono prodotti ben confezionati, ma nulla di più. Io, per dirti, oggi, citando Alan Moore, oggi mi è arrivata la mia copia di Prometea, perché quello mi mancava, quello ho preso, e adesso pure anche nel mondo dei fumetti, visto che la produzione, adesso abbiamo parlato di videogiochi, di universi espansi da una parte e dall'altra, ma non è che nel mondo dei comics stia andando molto meglio, ma anche in quelli meno, diciamo, famosi o distribuiti, e quindi io sono tornato in fumetteria solo a comprare l'absolute di quello che mi mancava. Esatto. Di 30 anni fa. Watchmen, cioè... Watchmen e Prometea ce l'hanno il loro universo, che è molto ben caratterizzato, però la storia è limitata, finisce. Certo. Lì gli interrogativi devono restare aperti. È quella l'importanza dell'opera, delle opere di Alan Moore, per quello che sono diventate dei capolavori della letteratura in generale. Se tu gli inizi a fare tutte cose intorno, saturi gli interrogativi a cui il lettore avrebbe dovuto rispondere. Tant'è che io nei sequel di Watchmen non ho provato proprio interesse, cioè nelle varie uscite posto, non le ho nemmeno calcolate. Perché è questo qui il discorso, sì, hai ragione. Ma l'infantilizzazione, secondo me, c'è anche da parte della produzione. E torniamo qui nello specifico a Star Wars. Dopo l'acquisizione Disney, la direzione è passata da Lucas a Kathleen Kennedy. C'è stato il passaggio di consegne che è avvenuto entro pochi mesi, dal giorno dell'acquisizione, in sostanza, se non erro, a tipo 4-5 mesi dopo, qualcosa del genere. Ora, non è tanto quello il punto, è l'approccio conseguente. Perché Kathleen Kennedy, che ha la tenera età di 70 anni, però c'ha ancora il cervello di una quindicenne. E infatti ti dicevo in pre-diretta che lei propone, nelle opere di Star Wars che abbiamo visto nell'ultima decina di anni, da episodio 7 in poi sostanzialmente, sempre lo stesso tipo di personaggio. Cioè, lei da giovane, quindi abbiamo Rey, la tipa di Rogue One, poi adesso con Indiana Jones, che è sempre Lucas,
Elena, che sarebbe la spalla che vorrebbe buttare a calci in culo Indy. Sempre lo stesso tipo di personaggio. Io anche questo me lo sono risparmiato. Hai fatto bene anche qui, hai fatto bene anche qui. Quindi abbiamo i direttori, quelli che dovrebbero darci prodotti di un certo spessore, soprattutto andare nel futuro con storie nuove, e invece sono ancorati al passato e pensano a loro stessi in un universo fantastico, perché lì posso essere l'eroina dei miei sogni. Se questa non è infantile, io non so. Ditemi voi che cos'è. Sì, effettivamente, ora lei la conosco poco, come ti dicevo, ho visto solo una conferenza post-acquisizione quando divenne Gran Loopman e compagnia. Sì, mega direttrice naturale. Esatto. E un discorso questo qui che immagino che sia proprio possibilissimo, e mi fa pensare sempre, ora al caso suo, hai ragione, se questa è la storia, che effettivamente c'è l'infantilizzazione anche da parte di chi produce, ma nel resto dell'ambiente mi viene sempre in mente una frase di Frank Zappa sui produttori dei suoi tempi e di quelli moderni, rispetto insomma a Frank Zappa, che non parlava sicuramente del 2023, che potete trovare ovunque. Penso che se scrivete Frank Zappa producer quote, proprio vedete il filmato dell'intervista, in cui dice: all'epoca i nostri produttori erano dei signori col sigaro, vestiti bene, che tu gli proponevi un'idea o delle cose, e questo dice: vabbè, io ci metto i soldi, poi vediamo come va, se vende facciamo il secondo CD, se vende facciamo la seconda serie. Okay. E adesso invece c'hai o il produttore che si mette in mezzo, in fase creativa dritta, oppure c'hai quello lì che il produttore paga perché ha studiato il marketing e l'influenza sul pubblico e l'indice di gradimento, e invece di metterci sul produttore stesso ti ci mette lui, e ecco che vai a finire così. Però ogni volta che penso a questi, alla Lucasfilm, fondamentalmente penso sempre a questa frase di Frank Zappa, che vi consiglio tra l'altro di andare a vedere. Ma è verissimo che le produzioni nel cinema abbiano avuto un loro peso in tutta la storia e ci abbiano messo lo zampino. Questo si sa, è ovvio, insomma, non è che puoi sperare in cose differenti, in una libertà al 100%, anche se a volte succede, raramente però. Ma il fatto che si veda così palesemente una proiezione della direzione, della produzione dentro la storia, nella pellicola, diventa un errore grossolano. Sì. Cioè, appunto, né più né meno. Fa perdere completamente di spessore alla storia. E anche attenzione, quando non è questo il caso, perché Star Wars non è mai una storia intima, ma anche qualora il film o il romanzo dovesse essere una storia più intima, che riflette un po' i pensieri dell'autore, è una cosa che non si deve vedere direttamente, non deve pesare in maniera così marchiana, e soprattutto, cioè, non cercare di mettermici questi, sai, messaggini un po' tipo pubblicità a progresso come fa la Disney in maniera anche molto molto goffa, perché il problema è proprio questo, e l'avevo già detto più di una volta, il moralismo anziché la morale. Sì, molto. Adesso hai citato la Disney perché giustamente sotto gli occhi di tutti c'è soprattutto la Disney, ma vi vorrei far vedere parecchi sceneggiati Rai che ho visto io nell'addormentarmi, che mo c'ho questa nuova grande idea. Io vedo sceneggiati Rai contro l'acufene che funzionano da paura, e effettivamente hai detto bene, parecchie volte si vede nel piccolo che è il nostro e ovviamente nelle norme della Disney, perché questo è un colosso proprio dell'intrattenimento. Effettivamente, cioè, è marcato, è proprio spinto, è aggressivo, è pure imbarazzante parecchie volte quando vedi queste intrusioni ma di qualsiasi tipo, fondamentalmente. No, il più delle volte si va sui moralismi. Hai detto bene che non è mai morale, ma moralismo. Esatto, perché una cosa è sostanzialmente il moralismo, che è praticamente un'omelia, la possiamo, in maniera brutale, la possiamo dire così.
ti dico cosa pensare. L'altra è la morale, che è un qualcosa che è lo spettatore, lettore, che giunge a una conclusione, esatto. Eppure lì siamo allo stesso discorso di prima, della visione passiva, cioè della fruizione, anzi, passiva o attiva di quello che è l'intrattenimento. Sì, una visione passiva non può che portare a una infantilizzazione, perché tu semplicemente aspetti a ruota il prossimo prodotto che esce, il prossimo giocattolo. Ed è solo quello, solo un giocattolo. E poi paradossalmente la cosa divertente è che parliamo di infantilizzazione, ma nel premio Andersen questa cosa di cui parliamo, cioè il linguaggio del ragazzo o di quanto il ragazzo, l'infante, riesce a ragionare grazie al libro in questione che verrà premiato, è fondamentale. Certo. Cioè è proprio uno dei criteri di scelta per assegnarlo. E a volte per avere un'opera significativa che ti rimane impressa, che ti faccia ragionare, che ti colpisca, purtroppo a volte serve anche quell'opera che ti prenda un po' a calci in bocca. Come è stato il primo Alien? Io qui ho un saggio edito da NPE sull'opera di Ridley Scott come regista. Non c'è ancora Napoleon, per fortuna. Tra l'altro ho visto proprio grandi recensioni e gente molto soddisfatta anche lì. E parlando proprio del primo Alien, ha detto che Scott, andando in sala, alcune persone sono rimaste turbate. Qualcuno addirittura è svenuto. Ovviamente era il 79. Oggi nessuno sverrebbe più, credo, di fronte ad Alien, perché comunque l'asticella l'abbiamo alzata. Però, questo... Però quanto l'alzò lui in quel momento, ragazzi. Esatto, era un'opera proprio claustrofobica, capito? Inquietante. È una di quelle opere che ti lascia il segno, ti dà un bagaglio, anche perché ti dà un calcetto in bocca un po' alla Chuck Norris. Sì, sì, sì. E turba. Questo, attenzione, non vuol dire che è una cosa gratuita che il regista ha inferito. Non è quella la sua intenzione. Deve lasciarti un segno, però. È qualcosa su cui tu possa riflettere. E purtroppo, per fare questo, bisogna toccare delle corde. Mentre oggi... si vuole consegnare delle opere che non diano fastidio a nessuno e non tocchino nessuna corda, in maniera che lo spettatore sia beato, isolato in questa sua campana di vetro, senza che nulla gli dia fastidio, nulla che lo disturbi, nulla che lo inquieti. Ma allora così si crescono veramente dei bamboccioni, cioè dei quindicenni troppo cresciuti, perché se nessuna cosa ti tocca, tu rimani un quindicenne. Sì. E in effetti Alien è diventato quella roba lì, perché per quanto, vabbè, magari nelle mani di Scott comunque Prometheus è un film abbastanza adulto, però non ha minimamente lo stesso effetto del vecchio Alien, è semplicemente la prosecuzione di un prodotto e basta. Con dei punti di basso, diciamo, quando le saghe si incrociano, onestamente, sì, infantili, veramente infantili. Beh, c'è l'ultimo versus Predator che veramente proprio sì, ogni diventa, capitolo è proprio... Diventa un horror per teenager, ti ricordi che poi c'è l'alien, certo. Mentre i ragazzini stanno nella piscina che gli certo, arriva da sotto. Sembra cioè... Dai. Hai detto bene, hai detto proprio bene, un horror per teenager, è stato strano tanto. Bene, questo era un po' il nostro ragionamento e se non condividete ci potete tranquillamente insultare, magari invece dei ragionamenti critici sono più apprezzati. Noi abbiamo detto addio Star Wars già da un po', onestamente, questo era soltanto un po' una riflessione utilissima senz'altro per noi, ma che volevamo condividere anche con gli ascoltatori, perché può fornire uno strumento e può essere un'occasione per rielaborare anche l'approccio alle storie e anche per chiedere storie migliori, perché ricordiamocelo, il pubblico è la maggioranza. Certo. Quindi se vogliamo storie migliori, più significative, guardiamo storie guardiamo migliori, storie migliori e non lasciamoci sempre andare alla cerchiamo nostalgia o a quel bimbo interiore, al fan che c'è in noi. Anche se a volte capisco che è difficile, ragazzi. Oh, comunque la vecchia trilogia noi la continuiamo a guardare. Sì, questo... sì, quello lì non c'era detto, basta. Va benissimo, allora ringrazio il Doc per la partecipazione.
e con gli ascoltatori, come sempre, alla prossima settimana. Buone letture e buona visione.